21esima edizione del trofeo Carla Sport, appuntamento tradizionale dedicato ai pesisti che si snoda in 3 giornate e si svolge nella struttura coperta del Centro Federale di Schio, dedicato alla memoria di Carlo Gamberini, storico tecnico della disciplina. Purtroppo all'improvviso è mancato l'anno scorso, a fine anno, e un suo ragazzo sta ancora continuando ad allenarsi anche da solo, a seguire le sue orme. Questo, cioè, l'importante è che lui abbia lasciato ai ragazzi la voglia di continuare comunque in questo sport bellissimo. Registra sempre un grande successo per la possibilità di partecipare da parte di tutti, soprattutto per la comodità e per il fatto del baricentro che Schio rappresenta nell'Alto Vicentino e non solo. Il nostro centro è vanto per la città perché da ormai lungo tempo è punto di riferimento per i nostri giovani per l'atletica ed anche per atleti di fama non solo nazionale ma anche mondiale per i loro periodi di preparazione. In pedana tanti campioni noti anche al grande pubblico, come Chiara Rosa, concentratissima sulla gara ed a caccia di una misura importante. Si sta preparando per le gare indoor e quindi speriamo che possa raccogliere tutto quello che ha investito come lavoro, che è stato intenso. Adesso è cambiata anche dal punto di vista fisionomico perché è dimagrita e ha acquistato in velocità, però deve acquistare quella sicurezza che la può portare poi ad arrivare ai vertici. E Chiara Rosa rappresenta il vertice di un movimento che produce anche nuovi volti promettenti. Sono uscito d'infortunio, quindi ho recuperato un po' la forma. Questo è il secondo appuntamento di quest'anno, ho fatto già una gara ad Ancona, adesso miro ai campionati italiani di Ancona il 19 e 20 febbraio. Adesso il mio obiettivo sono gli europei a Tallinn a luglio e cercherò di fare il minimo, i 14 e 25 per farli. Adesso cercherò di fare settimana prossima gli italiani, fare una bella misura. Quest'anno ci sono gli europei promesse e vediamo, perché hanno alzato anche il minimo, lo hanno messo a 17,60 con 7 kg, per cui vediamo. Il getto del peso è una disciplina tecnica e tra i lanci è l'unica ad essere praticata anche a scuola. Il legame scuola-atletica è fondamentale nella crescita di nuovi talenti e qualcuno, come Parolo, la scuola la sta continuando proprio per assicurarsi un futuro oltre lo sport. Quest'anno mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria meccanica all'Università di Padova e ho il primo esame a giovedì della settimana prossima, per cui sto un po' impazzendo, diciamo. Io ho fatto 6 anni di pallavolo, poi con la scuola alle medie ho fatto delle gare e mi hanno visto il mio allenatore e mi ha chiesto di venire a fare delle gare per la società. Allora ho cominciato e dopo 5-6 mesi ho cominciato ad avere dei risultati buoni e allora ho lasciato la pallavolo e sono venuta a fare atletica e da lì è cominciato tutto. A livello nazionale noi abbiamo chiaramente Nicola Vizzoni, che è stato la nostra medaglia olimpica recente a Sydney, più recente. Io vi posso raccontare un'esperienza mia, io sono un insegnante, l'ho portato a scuola mia, lui ha parlato con gli alunni della mia scuola e sono diventati matti a vedere il suo filmato quando ha vinto la medaglia.